E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come avete potuto vedere da quel montaggio che vi ho messo all'inizio, ho finalmente creato il mio Void Elf. E anzi, come potete vedere qua, dalla schermata iniziale con la lista di tutti i personaggi e una particolarità in più, ho utilizzato il mio 110 instant, come vi avevo preannunciato negli scorsi video, su un Hunter. Quindi alla fine la mia decisione è stata quella di creare un Hunter, perché ho visto che è veramente una classe molto molto interessante e fa veramente dei danni scandalosi secondo il mio punto di vista. Io che provengo da Paladino e War, proprio è tutto su un altro livello, completamente. Nel frattempo che il nostro computer carica, quindi altri 1000 anni, vi ringrazio tantissimo per tutti i mi piace che avete lasciato nello scorso video e spero che anche questo andrà nello stesso modo, perché è veramente una cosa che mi fa piacerissimo, veramente piacerissimo. Fare tutto questo lavoro eccetera, dedicare moltissimo tempo comunque alla costruzione di video, pensare di registrare eccetera. Anzi, scusatemi se non me l'ho portato live il fatto magari della campagna iniziale, ma ero troppo smanioso perché era veramente tantissimo tempo che stavo dietro quella merda di reputazione di Argus e Rich e non vedevo proprio l'ora di iniziare magari a fare cose, livellare, oddio, no, io no, ok, cose che ho iniziato già a fare magari molto piano piano, perché comunque iniziare un 110 a zero è relativamente lunga, insomma, la storia. Bisogna sbloccare tutte le varie cosette in giro per il mondo. Vi faccio vedere al volo le spell razziali del Void Elf. C'è questa che è una ficata atomica, cioè praticamente parte una palletta davanti a voi, se voi ripremete il tasto di questa spell vi teleportate in quella palletta, è una ficata. Poi riduce i danni shadow presi, questo è veramente un risparmio di soldi gigantesco perché il 50% in meno per i costi del transmogrification e del void storage è veramente uno spettacolo. E questa è l'ultima, cioè che le nostre spell non sono, diciamo, interrotte dai danni presi. Che pure questa è una cosa veramente carina. Io adesso vorrei fare un varco, ma assolutamente impossibile. Vediamo se riusciamo a trovare un party. Ok, un party l'abbiamo trovato. Ah, ieri ho droppato questi bracciali qua, 9.30 a caso, su un Greater Rift. Quindi è andata abbastanza bene. La cosa positiva è che partite già con l'Artifact Knowledge al 55, quindi tutti gli oggetti con l'Artifact Power che prendete praticamente vi vengono sparati già a bilioni. E infatti mi sono completato tutta la rosa in 2 secondi. Allora ragazzi, adesso ce la faccio, vi faccio vedere quanti cazzi di danni faccio con questo Hunter, con un equip così stupido. Cioè adesso ho crittato 1 milione. Cioè per crittare 1 milione quel War, sapete quando mi ci vuole? Cioè, tantissimo. Vabbè, il War già non è che fa anche più scarso di questo. Comunque adesso mi sto facendo un tizio abbastanza potente da solo. Questo pet che non downda. Fa veramente tantissimi danni, veramente. È una cosa no sense, secondo me. Adesso ho capito perché scleravo così tanto quando mi lamentavo del War, dell'Hunter. Allora, abbiamo preso anche questa montina con la campagna del Void. Molto carina. Anche se avrei preferito tipo un dragone gigante, però non si può avere tutto. Ok, è arrivato il bastardo Elite. Mi è stato consigliato di fare Marksman perché praticamente, specialmente per il PvE, diciamo, secondo me muoio, è la spell, è la, diciamo, specializzazione più utile, più fruttuosa soprattutto. Quindi se c'è qualche altro esperto e magari vuole darmi qualche altro consiglio, per me non c'è alcun problema, io accetto tutto. Questo scoppia tra poco se non la spacchiamo. Ma io non gliela faccio a spaccarla perché sono una pip. No!
Ma shottato. Allora, non ho roppato un cazzo, come è giusto che sia. Vi faccio vedere Maric l'asso delle Yander, che vabbè, non è che vi faccio scoprire l'acqua calda, però Maric ci sono persone che non la conoscono, quindi... Ah, grazie al World Quest Finder riesco a farlo abbastanza velocemente, se riesco a trovare uno stracazzo di party che non l'abbia già ucciso, madonna. Oh, finalmente. Quindi voi mettete qua dietro in tutta la vostra tranquillità, sparate le vostre freccette. L'unico problema è che mi devo sbrigare un attimo a equiparmi, perché questa skin veramente non la tollero. Guardate che merda, sembrano i set quelli del livello 3. Attenzione, un droppino matto. Ma non si buttano via. E poi nettamente più bello rispetto a quello schifo che non c'avevo prima, che praticamente era qualcosa di invisibile. Questa parte, diciamo, delle world quest ve le faccio molto molto rapide, con tantissimi tagli, perché, cioè, vi faccio vedere Mario quando finisco la quest e basta, perché immagino che sta roba la fate tipo tutti i giorni, quindi inutile che vi faccio vedere ogni singolo cosetto con le descrizioni, perché io l'ho fatto talmente tante volte queste world quest che veramente ho la nausea. Comunque ragazzi, perché mi chiedesse ancora del war, attualmente l'ho abbandonato, Mari è una parola un po' troppo grave, però momentaneamente mi concentrerò su questo, sul paladino. Il war non riesco a gestirlo adesso, perché è tanto basso di time level, anche per quest'area qua, cioè, non posso tirare su due personaggi insieme, per me è impossibile, cioè. Già che Mari riesco a raggiungere un'equip di gente su questo è tanto, visto il tempo che ci ho impiegato sul paladino. Ok, anche questa l'abbiamo fatta, adesso ce ne manca un'altra, magari se c'è qualcuno che troppa equip, manco per il cazzo. Anche perché ce l'abbiamo pure come, diciamo, quest con bonus, gli Army of the Light. Ovviamente il solito culo che noi arriviamo, questi l'hanno già ammazzati, solito culo. Oh, bene, questo è quello che voglio vedere, che joinate il party e sta già al 10%, questo è quello che voglio vedere. Oh, abbiamo anche finito una quest relativamente importante, visita emissaria, che sì, vogliono insegnare a me, ma pensa tu. Via, alla Bindicar. Allora, qui consegniamo l'Army of the Light, visto mai che c'è un po' di equip, manco per il cazzo. Ciao, donna dalle spalline, ragazzi, non c'ho cazzo parole. Le stesse di prima, no, 885, però sono meglio le nostre, quindi ciao. Vabbè, Artifact Power infinito. Poi abbiamo anche quest'altra due quest da consegnare qua. Vediamo, Duralion che cazzo vuoi tu? Vabbè, questa niente, e quest'altra niente. 300 argonite, questo è abbastanza importante, perché vediamo quanto stiamo. 600... Oh, posso già prendere un pezzo? GG. Qualsiasi pezzo qua giù è buono, perché noi siamo tutti 8,70, che è una merda cosmica. Inizieremo assolutamente all'elmo, visto che questo fa sbottare. Andiamo qui. Allora, Hood. Non sia mai che si potenzia, però vabbè, 9,10. Onestissimo. Il carretto va avanti. Già un altro pezzo di merda abbiamo tolto. Quindi già abbiamo tolto tre pezzi. Oh, piano piano andremo su. Allora adesso andiamo a Dalaran, così vi porto al class hall degli Hunter. Ok, dopo un millennio siamo riusciti finalmente a caricare Dalaran. Allora, per accedere al class hall degli Hunter, appena mi carica tutti gli NPC e roba varia, qua a sinistra c'è sto piccione gigantesco, e qua magicamente, eccola, c'è sta la tizia che, a cavallo del piccione gigante, vi porterà al class hall degli Hunter. Il class hall degli Hunter è questo qua, adesso ve lo faccio vedere in breve. Praticamente c'è questa grande casa gigantesca in tema semi-tauren, semi-elfi, un po' tutte e due, per far contenti tutti. Allora, qua un attimo da consigliare una quest a non so chi. Ah, questa tizia qua. Anche dell'artefatto, mi sa? No. Non la faccio adesso questa, perché assolutamente non me ne vale. Fa la quest line del Beast Mastery. Sinceramente non l'ho esplorato ancora benissimo. L'aggiunge lo Stable Master per i pet. Qua, niente. Qui ci stanno un Marlock che fa schiaffi contro non so che. Una specie di gatto centauro. Belli, io voglio andare a caccia di questi pet qua, guardate quanto cazzo sono fighi, rispetto a un classico lupo del merda, però questi sono tanto fighi. L'Hunter c'ha un sacco di cose che si può fare magari un po' più particolari, come per esempio appunto andare alla caccia di pet, che è una cosa che farò assolutamente, magari anche nel prossimo video. Insomma, voglio un pet carino. Potenziatina tattica all'artefatto. Ah, qua mi iniziano a fare gli class hall upgrade. E la madonna, 500 risorse così a gratis. Classica routine che ci fanno scoprire necessariamente tutte le cosette qui. Guardate tutti questi pet figli doppi. Ma questi sono tutti Beastmaster, perché sennò ne puoi portare due, giusto? Che è tutta questa gente Beastmaster? Io me ne faccio due domande, perché sono l'unico marksman. Marksman? Marksmanship. Allora, intanto sono andato qua a Duralion a vedere quello che voleva.
perché ci sono tutta una serie di queste robe iniziali che mi ricordo che ti fanno fare come se fosse un personaggio nuovo, quando in realtà invece ho già sbloccato praticamente tutto, sia perché ho 110 instant e quindi hai già dei privilegi, e sia perché ho già tutti gli altri personaggi che ho già macinato a dovere tutto quanto. Infatti mi sono fatto due palle infinite, mi ricordo. Adesso ti sciotto male. Cioè, guardate, guarda, un milione, un cazzo di milione. Sono, guarda, 1.300.000. 1.700.000. Non sapete quanto ho dovuto aspettare per crittare 1.700.000 col paladino? Cioè, tipo, dovevo essere almeno 30 item level più di così. Dovevo essere 910. Allora, finisco al volo questa quest, cioè che devo ammazzare altri, boh, non lo so, 10 di questi tizi in giro. Devo poi santificare tutti questi poretti per terra, facendo questo, tic. Allora, mi sono rimasti giusto 3 stronzetti di questi da trovare e poi ci siamo. Ok, ecco l'ultimo e GG. Adesso torniamo in base, se così lo possiamo definire, ovviamente. Ah, qua c'è il Greater. Però mi sa che l'ho fatto. L'ho fatto, parte, l'ho fatto perché ho rubato i bracciali, che cazzo dico. Quindi consegniamo al volo queste quest, che tanto non ci daranno un cazzo se non gold e artifact power come sempre. E praticamente per questo video io vi lascio, perché diciamo questo video serviva principalmente a farvi vedere che finalmente sono riuscito a crearmi il mio PG. Allora, se questo non mi fa fare l'intro decentemente si scansa, grazie. Nei prossimi video sicuramente troverò qualcosa da fare, come cercare un pet, provare altre spec. Sicuramente io continuerò a cercare di aumentare il mio year piano piano, per cazzi miei, perché non è che posso portare piano piano tutte le world quest che faccio, tutta la roba, perché cercherò di farlo anche off camera. Quindi noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Grazie mille per la visualizzazione. Ciao a tutti ragazzi.